Salve a tutti e bentrovati a Video Urticando. Certo, è stata una 3 giorni molto impegnativa per la città di Cerretere, sia per l'amministrazione e sia per il maltempo, per i cittadini che hanno subito questo maltempo imprevisto con delle allerte meteo che cambiavano colori perentoriamente nel giro di poche ore. Questo tutto ha fatto in modo che tutto fosse pronto. C'è stata per esempio la Protezione Civile pronta ad intervenire con quei 4 volontari che ormai sono rimasti incollati al responsabile Bisegni e c'è stata la Polizia Locale consegnata a turni ininterrotti per poter far fronte alle esigenze dei cittadini qualora si presentassero. Ma questo non è servito purtroppo ad evitare, per esempio, quello che è successo a Via della Tomba, dove la esondazione di un fosso ha creato un muro d'acqua che ha infranto una vetrata, ha devastato un'abitazione, una casa, dove c'è stato persino il pericolo di vita di un uomo che, non avendo tutte, le, abilità proprie, è stato salvato da un figlio che tra l'altro si è anche ferito. Ora, c'è da dire che in questa casa non esistono più le condizioni di vivibilità, nonostante i vigili del fuoco ne abbiano accertata l'abitabilità, cioè il fatto che la struttura sia sicura. Ma se non c'è l'acqua, se non c'è la luce, se gli scarichi della fogna non sono accompagnati ma galleggiano per casa, mi si può dire come fa questa gente a vivere? Bene, hanno provato, hanno tentato, non c'erano né case comunali disposte ad ospitarli, in quanto si sa che sono inesistenti, ma non era stata programmata nemmeno una convenzione con delle strutture, magari private, che potessero sopperire a queste necessità. Ora sono 72 ore che questa famiglia sta in queste condizioni e sono ancora così. Allora ci imponiamo una riflessione. Ma non sarebbe il caso di riflettere piuttosto che pensare alle pompe di benzina, che tra l'altro bisogna vedere com'era quel territorio, quella striscia di terra dove vogliono fare la pompa di benzina adiacente Torre Flavia, era in uno stato di devastazione totale, il mare se l'era letteralmente mangiata, e non possiamo programmare la manutenzione ordinaria, sì signori, quella ordinaria del demanio che spetta al comune in modo da evitare che si possa incorrere in nuovi disagi di questo tipo di fronte ad eventi del genere? Questa è la domanda che facciamo e attendiamo una risposta. Salve a tutti, arrivederci.